Ciao, benvenuto in questo nuovo video dove andiamo ad affrontare la lezione numero 2 del mio metodo di SpencerSlap, che è un metodo PDF che fornisco gratuitamente sul mio sito. Se vai a cercarlo, di SpencerSlap, al fondo puoi scaricare gratuitamente solo il PDF delle 10 lezioni, mentre invece io lo consiglio per venire appunto guidato passo passo di scaricare anche l'audio che viene venduto con una donazione minima di 3 euro anche con PayPal. Basta andare qua sopra, fai lo voglio e avrai anche 100 basi, oltre 100 basi audio in MP3 a tutte le velocità con basso e senza basso. Questo è utile perché uno si mette lì e si esercita passo passo e ti sembra veramente di essere seguito. Allora, andiamo sulla lezione 2. Nella prima abbiamo impostato un pochettino il movimento del pollice e dello stoppaggio. Qua all'inizio andiamo uno a togliere la corda vuoto, che è quella corda che suona più facilmente rispetto alle altre, è un po' più facile da suonare. Quindi andiamo a suonare su un sol e sul la, quindi continuativamente ad ottavi, 2, 3, 4. Passiamo al La. Con la mano sinistra il La puoi prenderlo sia col mignolo se ti è più comodo, è un po' meno scolastica come cosa, perché altrimenti anche con l'anulare un dito, un tasto è scolasticamente più giusto, ma un goccettino più scomodo. L'importante è che le dita vadano sempre comunque a martelletto sulle corde. Una volta fatto questo, avrai l'introduzione delle ghost note. Perché fin da subito? Perché le ghost note sono fondamentali nello slap per andare a mischiare il suono suonato con le varie ghost e altri trucchetti che si hanno appunto per fare questi groove molto ritmici. Quindi nel secondo andiamo a introdurre una ghost, poi saranno due, poi saranno tre. Quindi io suono tre sol normali e il quarto vado a pensarlo in ghost. Mentre invece nel secondo vado a fare 2-2. Eccetera. Allora, come la faccio la ghost? Se la nota suonata la colpisco col pollice, poi abbiamo già visto la volta scorsa che il pollice va su, si ricarica, e poi posso comunque anche stoppare se mi serve con il palmo. Per fare la ghost, devo con la mano destra pensare di colpire come se suonassi uguale, se non più forte ancora, perché le ghost comunque è un po' più difficile farlo uscire. E con la mano sinistra che vado a controllare in questo caso, perché quando viene fatta la ghost con la T vuol dire che thumb, quindi il pollice colpisce, e la mano sinistra deve occuparsi di non far suonare la nota reale. Quindi dal sol che schiacciavo vado a alleggerire leggermente, e se riesco a mettere almeno anche un altro dito che va ad appoggiarsi sulla corda. Bene, questa cosa qua perché un altro dito? Perché in alcuni casi potrebbe uscire l'armonico, soprattutto intorno ai tasti 5, 7, ma anche 4. Quindi quando vado a stoppare devo aggiungere almeno un altro dito e, ripeto, solo appoggiarlo, perché se schiaccia troppo esce poi la nota reale. Proviamo andare a suonare un pochettino anche col basso incipit, quello che avevamo visto la volta scorsa. Prendiamo quello a 100 bpm, lui parte, mi fa una volta la prima riga, io lo continuo le altre tre volte, poi cambia riga, una volta col basso, poi il basso sparisce. Parte lui, sempre sole là. Poi
terzo esercizio. Quarto con tre ghost. Ultimo più difficile. E termina qua. Chiaramente questo incipit adesso era a 100, scusa, puoi farlo 80, puoi farlo a 120, oppure puoi fare le varie velocità intermedie senza riferimento del basso, oppure ascoltarti quella con basso qua. Bene, spero che possa esserti utile anche questa seconda lezione, magari andiamo avanti quando tempo ne registrerò altre. Se ti fa piacere scrivimi qua sotto nei commenti se ti è chiaro, se hai dei problemi, se vuoi una mano per qualcosa. Io sono qua, grazie ancora e ci vediamo al prossimo video. Ciao Carlo, a presto.